Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, veniamo dalla cella numero 1, ci porta nella sala San Francesco. Possiamo immaginare Padre Pio di qua, veniva accompagnato dai suoi confratelli e andava verso la sacrestia, verso il coro. Ecco, qui all'epoca era clausura, oggi è possibile visitare questi luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio. Oggi per raccontarvi un episodio che con io, testimone del Padre, del servo di Dio, Fra Modestino Fucci, ci racconta. Ecco, quando lui venne qui in questo convento dopo la morte di Padre Pio, ebbe un incarico abbastanza delicato. Lo scrive proprio lui nel suo libro. Dall'archivio cominciai man mano a trasferire nella mia cella gli indumenti di Padre Pio. Dovevo sistemare ogni capo in un apposito contenitore al fine di prevenire l'azione delle tarme, aggiungervi poi la rispettiva dichiarazione di autentica, catalogare tutto con un numero progressivo di riferimento. Ecco, quante volte ci siamo imbattuti in tante piccole reliquie di Padre Pio, poi con il nome di alcuni frati che hanno fatto questo lavoro. Tra questi c'era anche Fra Modestino Fucci. E lui racconta che in questo suo delicato lavoro ripensava a quello che aveva subito e che aveva vissuto lo stesso Padre Pio. Sangue, sangue, sangue dappertutto, un'enorme quantità di pannolini che erano serviti a tamponare le effusioni ematiche della ferita del costato, ognuno corredato dai reverendi confratelli che li avevano raccolti, datati e conservati. E fece questa emozionante scoperta che, nello spiegare cinque fazzoletti intrisi di rosso, con i primi tre Padre Pio aveva asciugato il sudore della sua fronte, con gli altri due aveva asciugato le sue lacrime. E lo confermava una dichiarazione del 65 di padre Onorato Marcucci: dopo aver asciugato il sudore sulla sua fronte e sul suo viso, si era accorto che era sangue. E allora racconta Fra Modestino nelle sue memorie: povero padre mio, per me, per tutti. Contemplavo quelle macchie, quei cinque lagrimoni sui fazzoletti. Pregai intensamente Padre Pio e gli chiesi perdono a nome di tutti. Per tutte quelle incomprensioni, per i dispiaceri volontari e involontari arrecatigli, dissi anche grazie Padre Pio per ciò che aveva patito per noi. Ebbi l'impressione in quel momento di sentire una locuzione interna con cui il Padre mi rassicurava, scrive Fra Modestino: ho fatto per le anime la stessa offerta che fece Gesù nell'orto del Getsemani. Mi sono associato alle sofferenze di Cristo.